Che giustamente inizia a darvi dal principio il nostro sistema sanitario nazionale. Grazie a tutti per la vostra presenza, grazie ai nostri due referenti e ex referente per tutto quello che stanno facendo e hanno fatto per il nostro tavolo sanità. E mi appresto a fare questa piccola relazione sulla storia del sistema sanitario, che penso sia importante come notizia, come fatto anche culturale. Dobbiamo sapere da dove è partito questo sistema sanitario, cioè per essere arrivati fin qui, che cosa abbiamo oggi. E ovviamente poi questa proiezione per il futuro, che sarà il libro bianco del Movimento 5 Stelle di cui si sta occupando appunto Davide, e cerchiamo di capire il percorso che è stato fatto. Allora, le radici del nostro sistema affondano in quelle che erano le società operaie dell'Ottocento. Allora non c'era nessuna forma di assistenza, ovviamente, soltanto chi aveva delle disponibilità economiche, soltanto una certa classe di persone poteva permettersi una vaga forma di assistenza, gli altri potevano ricorrere soltanto alle opere pie e alla beneficenza. A un certo punto i lavoratori salariati decisero di far fronte a quelle che potevano essere le esigenze e i bisogni che si potevano incontrare durante il corso dell'esistenza, come appunto disoccupazione, malattie, infortuni, eccetera, e si riunirono in queste forme di assistenza aggregate e generarono appunto quello che oggi si chiamerebbe un welfare dal basso. Agli inizi del Novecento queste società cedono un po' il passo a quelle che sono poi le organizzazioni di massa sindacale che si cominciano a far sentire. Il fascismo tenta di riprendere, di accorpare queste cose all'interno dello Stato con quello che si creò come ente di mutualità fascista. Questo avviene appunto nel 1943, poco prima del crollo del regime. Gli enti rimasero come appunto una traccia importante, come una spina dorsale di questo sistema sanitario, che però rimase ancorato ad un sistema di corporativismo, cioè soltanto i lavoratori avevano diritto a un'assistenza perché versavano i contributi e perché si erano associati in gruppo. Questo ovviamente, come ho scritto, cristallizzava delle disuguaglianze, cioè, e chiaramente chi non lavorava non aveva continuava a non avere nessuna forma di assistenza. Arriviamo nel 1948, quando si comincia a scrivere, si scrive la nostra Costituzione a fine guerra, e l'articolo 32, che è il più importante per la nostra salute, recita così: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Partiamo da qui e vediamo che si comincia a sviluppare tutto un sistema per l'attuazione di quanto era stato deciso da questo articolo, e il primo passo fu quello dell'istituzione del Ministero della Sanità. Non esisteva prima di allora, fu istituito con la legge 296 del 1958, proprio per dare piena attuazione a questo al dettato della Costituzione. Nella Costituzione poi focalizzeremo anche l'importanza di altri due articoli che sono stati anche argomento di referendum, dell'ultimo referendum, come ricorderete, per la modifica del titolo quinto, ma poi magari ci torneremo più avanti.
dal 1948 sono stati necessari 30 anni perché la norma costituzionale fosse tramutata in legge, cioè l'effettività poi, in qualche modo bisognava cominciare a renderla efficace questa norma. La legge 833 è la legge più importante del nostro sistema sanitario, nasce nel 1978 ed è l'istituzione proprio del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi con questa legge si passa da un'assistenza sanitaria legata a quello che dicevamo prima, allo stato di lavoratore iscritto ad una delle cassaludde famose, molti di voi ricorderanno le vecchie INAIL, l'ENPAS, eccetera, si passa da questo sistema di assistenza a un sistema più universale che riconosce il cittadino come avente diritto ad un'assistenza qualsiasi sia la sua condizione sociale, lavorativa o altro. Quindi si cominciano ad abbracciare anche le fasce ovviamente più deboli, quelle che non avevano una organizzazione lavorativa, quindi disoccupati e altro. Questa prima riforma sanitaria è stata ovviamente un grosso mattone di partenza, perché vediamo che ha come principi ispiratori quello dell'universalità, per cui sono garantite queste prestazioni sanitarie a tutti, assolutamente, senza alcuna distinzione di condizione individuale, né sociale né di reddito. L'uguaglianza, altro fondamento basilare, dove tutti hanno diritto alle medesime prestazioni a parità di bisogno, quindi anche qui non in base a quanto sia stato versato, quanto sia stata la parte economica, diciamo, della tassazione del cittadino, ma in base al bisogno, cioè io ho bisogno di un'assistenza perché in questo momento mi trovo in una condizione di fragilità, di disagio e da qui si parte, cioè vale per tutti, vale assolutamente un sistema di un diritto di uguaglianza. E la globalità, cioè anche qui molto importante, perché viene presa in considerazione non la malattia, come era stato in precedenza, ma la persona. Chiaramente è un sistema che poi ci hanno invidiato in molti, perché è un sistema efficace, è utile per tutti i cittadini, ma costoso. Infatti, solo 3 mesi dalla emanazione di questa legge furono introdotti i famosi ticket, questi ticket pesantissimi per molti e meno pesanti per altri, che non sono altro che una tassa sulla malattia, cioè poter accedere al sistema significava contribuire a pagare almeno un minimo proprio per il costo che si cominciava a profilare, un costo importante da sostenere per lo Stato. Ricordiamo sempre in quello stesso periodo, nel 1978, periodo storico dove c'è un fermento sociale, prima della emanazione della 833 ci sono 2 altre importanti leggi che vanno ricordate. Una sono la legge Basaglia, che riguarda il tema della salute mentale, di cui poi ci parlerà con più dettaglio Andrea. Una legge importante perché si comincia a parlare a livello preventivo e non più a livello di cura anche nel tema della salute mentale, quindi la legge Basaglia è di qualche mese prima dell'833 e altra legge importante sempre per questo fermento sociale, diciamo, che nasceva questa necessità da parte della popolazione di chiedere alcune forme di assistenza che non esistevano, come quella appunto sull'aborto, che viene fuori poi anche quello dal referendum. Andando avanti abbiamo un'altra grande e importante riforma, importante proprio perché è stata una grossa riforma, però aveva anche qui
era una riforma che non poteva poi andare avanti per diversi motivi. Il decreto legge 502, rivisto in qualche modo e modificato dal 517, scusatemi, ma se non capisco un attimo di esatto. Il decreto 502 fu fuori per iniziativa di Lorenzo, il nome di De Lorenzo, lo ricordiamo tutti, coinvolto in Mani Pulite, quindi ci fu un flash negativo in tutto quello che era il sistema sanitario. Da questo da questa riforma, che viene chiamata la riforma dell'aziendalizzazione, escono fuori alcuni dettami. Uno è quello della LEA, si comincia a parlare dei LEA, cioè dei livelli essenziali di assistenza, che sono indispensabili, cioè è indispensabile definire che cosa lo Stato può dare al cittadino, che cosa sarà quindi un diritto del cittadino a chiedere allo Stato nella sua forma di assistenza. Cioè è ovvio che non tutto può essere concesso in forma gratuita, e quindi vengono necessariamente messi dei livelli di assistenza. Cioè che cosa sicuramente potremmo chiedere come prestazione nel nostro sistema sanitario e che cosa non potremmo chiedere. È ovvio che le cure, ad esempio, o i trattamenti estetici non possiamo chiederli, e per il costo, ma perché insomma sarebbe assurdo poter avere il diritto anche ai trattamenti estetici. Questo tanto per capire, fuori dai LEA per esempio ci sono le cure odontoiali, cioè le protesi dentarie, perché ovviamente sono un costo enorme. Sempre nel principio di questo riordino, nella sindacalizzazione, abbiamo il passaggio dalle USL alle ASL, cioè dalle unità sanitarie locali alle aziende sanitarie locali. Cioè l'azienda diventa è un'associazione praticamente giuridica, quindi è dotata di una personalità giuridica propria e a tutti gli effetti viene trasferito anche il patrimonio immobiliare di quelle che erano i mobili degli enti socialistici. Noi sappiamo che oggi le ASL hanno proprietà come gli ospedali, non per niente. Uno dei nostri fiori all'occhiello è il Forlanini, e visto che vale molto, adesso ce lo venderemo, ce lo stiamo vendendo perché l'abbiamo già votato per rientrare della spesa, per rientrare in questo buco, per colmare questo enorme buco che anche la regione purtroppo ha. Sempre in questo questa riforma dell'aziendalizzazione abbiamo anche la definizione dei poteri del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle ASL. C'è il collegamento poi con le università, viene definito, vengono definiti il sistema di pagamento tramite DRG, che viene introdotto questo sistema come rimborso per di ricovero in ospedale per acuti in base appunto alle patologie. Viene definito il riparto, la ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale e si passa a una contabilità analitica per centri di costo. Questi sono in grandi linee, stiamo parlando ovviamente in grandi linee. Il Fondo Sanitario Nazionale sappiamo che è una parte di quello che è un prodotto interno lordo. L'anno scorso fu di 113 miliardi,
vengono ripartiti in base ovviamente alla popolazione, distribuiti alla regione. Altra grande riforma del nostro servizio sanitario, la riforma fatta dalla Bindi, che viene definita la razionalizzazione. Perché? Perché proprio perché i costi cominciano a essere eccessivi, bisogna rientrare, bisogna un po' chiudere i rubinetti che erano stati aperti ed erano stati sicuramente concessi anche delle aperture eccessive alla organizzazione del sistema privato. Quindi con la riforma Bindi si cerca di definire meglio le competenze, la gestione economica, si introduce l'atto aziendale per definire l'organizzazione e la gestione e si comincia ad aprire il discorso sociosanitario, prevedendo anche una deospedalizzazione. Questa è la parte, diciamo, positiva di questa razionalizzazione, cioè non più il cittadino visto necessariamente all'interno di una struttura ospedaliera, ma cominciare a parlare di territorio, cioè l'assistenza può avvenire anche al territorio, può avvenire anche in casa e quindi si possono dare anche dei supporti, dei sostegni a chi decide di gestire all'interno della propria famiglia magari la persona anziana, e quindi liberare gli ospedali da quelle che sono le lunghe degenze dei ricoveri, lunghi che arrivavano ad essere un mese, due mesi, tre mesi, si arrivava anche addirittura ad avere dei parcheggi, dei pazienti anziani parcheggiati nell'ospedale. Quindi si riapre verso un'integrazione sanitaria nel territorio e una deospedalizzazione. Sì. Torniamo un attimo sui LEA. Come abbiamo detto, gli ultimi LEA erano stati definiti nel 2001 e sono stati necessari all'incirca 16 anni prima di rivedere quelli che sono i livelli essenziali di assistenza, sono stati messi nell'ultima legge di stabilità. Sappiamo, avete visto tutti quanti la pubblicità che se ne è fatta a Lorenzin dicendo che lei è riuscita a ridefinire questi livelli importantissimi proprio per la gestione economica, come abbiamo detto, e la partecipazione alla spesa. Sì, questa è più o meno la gestione ovviamente dei vari passaggi, cioè il cittadino paga le tasse ovviamente che arrivano allo Stato, lo Stato definisce un fondo sanitario nazionale come abbiamo detto erano di 113 miliardi, quest'anno saranno di nuovo di 113 miliardi distribuiti alle varie regioni. La regione che ne trae maggior profitto è la Lombardia, all'incirca con 17 miliardi, il Lazio più o meno, la regione Lazio con una decina di miliardi da gestire. Ci sono ovviamente due diramazioni dalla regione, la regione avrà la facoltà di decidere di distribuire in base alle aziende ospedaliere e alle ASL, due forme di aziendalizzazione, però diciamo con un budget ovviamente diverso, perché quello delle ASL si può prevedere in base al territorio, il budget ospedaliero è più difficile perché ovviamente possono esserci delle problematiche inaspettate come inondazioni, catastrofi, epidemie, speriamo mai, ma insomma, e chiaramente sono di difficile progettazione. Importante da... Dunque, un'altra legge estremamente importante è la legge, per quello che riguarda poi il discorso sociosanitario, la legge quadro del 2000, che definisce, o meglio, chiede alle regioni
di cominciare ad impostare il sistema sociosanitario. Per la Regione Lazio occorreranno, come vedete, questa è una legge del 2000, occorreranno 16 anni per questo parto che è avvenuto nell'agosto del 2016, dopo aver lavorato, come diceva anche Antonio, per diversi anni sulla proposta di legge, che era la proposta di legge 88, a cui abbiamo dato un contributo anche noi del tavolo sanità, producendo alcuni emendamenti e dando appunto una mano anche ai nostri consiglieri regionali. Accenniamo tanto, ne riparleremo nel discorso di Giuseppe poi. In sintesi, la distribuzione adesso delle funzioni tra lo Stato, le regioni e le aziende è praticamente con uno Stato alleggerito da alcune funzioni, dove vediamo un ruolo diminuito sicuramente perché il Ministero della Salute si occuperà soltanto del piano sanitario, della definizione dei LEA su tutto il territorio nazionale, ovviamente la ripartizione del fondo sanitario, i contratti collettivi nazionali e parte del settore farmaceutico, ovviamente rimanere di competenza dello Stato. Le regioni avranno per la loro competenza invece il piano sanitario regionale e la ripartizione del fondo sanitario regionale, ovviamente, fra le aziende sanitarie e in ambito ASL, la nomina dei DG, dei direttori generali, le linee guida sul funzionamento delle aziende, l'accreditamento verso i privati e la copertura di disavanzi. Quindi il ruolo è sicuramente aumentato, cioè il carico regionale è molto maggiore, i comuni vengono invece a perdere parte dei servizi territoriali. Sì, dicevamo brevemente, avevo già accennato a questa nuova definizione nell'ultima legge di stabilità dei nuovi LEA, vengono introdotti, accenniamo soltanto al fatto che ci sono nuovi elenchi delle malattie rare, c'è un nuovo nomenclatore, si aggiungono delle terapie innovative, si parlerà di vaccinazioni gratuite non possiamo dimenticare però che ci saranno anche dei ticket per 8,7 milioni. Andiamo avanti, niente, vi lascerò adesso al prossimo relatore, vi ringrazio per l'attenzione, questo è stato un breve excursus fino ad oggi. Confidiamo in quello che sarà invece il nostro, e confidiamo anche nell'aiuto di tutti voi per continuare a scrivere questo libro bianco che ci presenterà poi Davide Barilari. Grazie davvero.